nazionale contro la mafia. Ha seguito i lavori Stefano Bidori. Al forum antimafia organizzato dagli studenti di sinistra dell'Università di Firenze, in programma fino al 13 maggio al Polo delle Scienze Sociali di Novoli, sono stati invitati numerosi magistrati, tra questi il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, il suo predecessore il magistrato fiorentino Piero Luigi Vigna e il procuratore generale di Torino Giancarlo Caselli. Proprio quest'ultimo ha tracciato i possibili scenari all'indomani dell'arresto del capo di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, ipotesi anche inquietanti come il ritorno a una strategia di tipo terroristico sul modello degli attentati degli anni 92, 93, 94 che portarono sangue e devastazione fra l'altro anche a Firenze con la strage di via dei Georgofili, 5 morti, di cui ricorre il 27 maggio il 13° anniversario. In platea alcuni rappresentanti dell'Associazione dei Familiari delle Vittime che sta preparando diverse iniziative. Il 26 di maggio che partirà con una manifestazione nell'auditorium della Regione Toscana e lì ci saranno il procuratore Grasso, il procuratore Vigna e tutti noi e affronteremo il problema della giustizia, dell'arresto di Provenzano e di quant'altro. Alle 3:30 ci sarà un incontro all'università a Santa Verdiana, alla facoltà di architettura, nell'aula che fu intitolata a Dario Capolicchio, una delle vittime di via dei Georgofili, e questo lo dedichiamo a Gabriele Chelazzi. Si dice che Gabriele Chelazzi avesse un particolare modo di vedere positivamente l'interpretazione linguistica di quello che dicevano i collaboratori, i testimoni, e noi presenteremo in suo onore due tesi, una sulla strage vera e propria e una proprio sul linguistico, sull'interpretazione delle parole di Brusca e delle parole di altri del processo. E poi alla sera ci sarà Piazza della Signoria con la rappresentazione dell'Orfeo all'Inferno, un po' quell'inferno dentro al quale siamo precipitati noi, e ci saranno ancora il procuratore Grasso e il procuratore Vigna insieme a noi. Giornata tutta toscana per Rita Borsellino, candidata dell'Unione per la presidenza della Regione Siciliana. Si è incontrata stamani a Firenze con gli studenti universitari siciliani, poi ha partecipato a una conferenza stampa al Circolo 25 aprile di via Brunzino e nel pomeriggio ha avuto incontri a Siena. Sentiamo Giovanni Spinoso. Proprio mentre è in corso la conferenza stampa di Rita Borsellino organizzata dall'Arci di Firenze, squilla un cellulare che annuncia l'elezione del nuovo capo dello Stato. Napolitano è il presidente. Oh, benissimo, bene. Questo credo che sia anche di buon augurio. Adesso con il presidente della Repubblica fatto possiamo cominciare a lavorare anche, ci sarà l'incarico di governo, adesso si lavora più speditamente e aspettiamo che questo governo appena costituito faccia un gesto importante venendo in Sicilia a sostenere questa campagna, ad sposare il progetto siciliano come un progetto italiano. Rita Borsellino ha confessato di essersi commossa durante l'incontro con gli studenti a Firenze. So controllarmi molto bene, ho imparato in questi ultimi 14 anni, però questa volta forse proprio ci sono stati dei momenti in cui mi sono lasciata andare anche all'emozione, perché era troppo bello, era bello già da vedere, poi era ancora più bello sentire. Le chiediamo cosa l'ha colpita nell'apprendere della cattura di Bernardo Provenzano. Sono rimasta sorpresa semmai dal fatto dell'improntitudine, della spacciataggine di uno che è latitante da 43 anni ed è a due passi da casa sua.